Ho detto appena funzionare, efficace. È fin troppo evidente che tra gli aggettivi erroneamente usati per definire un quadro, un'opera d'arte, bello, brutto, sono sicuramente i meno adatti. Un'opera d'arte oggettivamente non è mai bella o brutta, almeno nell'accezione che solitamente si dà a questa parola, a questo vocabolo. È come se io, italiano, di Roma, dicessi che una donna giraffa dell'Africa, di quelle che si mettono gli anelli al collo per allungarlo, fosse brutta, perché non corrispondente al mio modello di bellezza. Sarei uno stolto. Lo abbiamo già detto questo nel primo incontro mio. Quindi, posto che un'opera d'arte non è mai brutta o bella, ma efficace o poco efficace, trasmettibile o poco trasmettibile, io devo considerare o riconsiderare una serie di modalità, di relazioni enunciate attraverso il disegno, le linee o i colori, tra me artista e te fruitore. Quindi se dovessi in qualche maniera affidarmi a questo tipo di nuova considerazione dell'opera d'arte, quindi efficace, trasmettibile, dovrò farlo tenendo conto soprattutto delle linee di tensione e di costruzione. Nell'incontro precedente abbiamo anche appena enunciato la modalità che l'uomo ha di guardare, di entrare in contatto con le cose che esistono attraverso lo sguardo. E ho cercato di spiegare in modo, spero, chiaro, come l'azione del guardare possa essere suddivisi in tre momenti che si chiameranno tonalità, saturazione e cromia. Abbiamo già detto che la tonalità, volendo esprimerci in modo scientifico, è propriamente la quantità di luce che c'è in un oggetto, in una scena o in un soggetto, e serve soprattutto a darci le informazioni circa i rilievi delle entranze e le sprogenze. La saturazione è l'aspetto che si propone di comunicarci la materialità della cosa, dell'oggetto che stiamo vedendo, attraverso la luce, sempre la luce, o per meglio dire, attraverso la modalità che ha la luce di riflettersi sull'oggetto, sulla scena, sul personaggio. E in ultima analisi la cromia, che è la differenza di colori. Abbiamo anche detto quanto poco importante possa essere la cromia per la identificazione del personaggio, dell'oggetto, del soggetto. Naturalmente questo volerci soltanto affacciare al mondo straordinario del colore è non volere essere altro che una presentazione di questo inganno ottico che noi chiamiamo colore. Perché inganno ottico? Sovente ai miei allievi io domando proprio: secondo voi cos'è il colore? Datemi una spiegazione fisica del colore. Certamente non c'è un colore che mi dipinga di rosso una mela, o un colore che mi dipinga di giallo una margherita. E quindi il colore, o quella onda, quella sensazione ottica che io uso chiamare colore, cos'è? Sappiamo abbastanza bene che il colore non è altro che la capacità che un corpo ha
di riflettere o trattenere la luce. Dunque, in questo caso è facile la deduzione che il colore è essenzialmente luce. E dunque, dove non c'è luce, non c'è colore. Ecco perché scientificamente il nero, quello che in pittura o nel linguaggio delle cromie si chiama colore nero, in realtà dovrebbe essere chiamato assenza totale di luce, quindi non colore. Come il bianco, lì dove c'è una rifrazione totale di luce, anche lì, anche nel caso del bianco, dovrebbe essere chiamato scientificamente non colore. Però sappiamo bene che in tantissimi artisti sono presenti il bianco e il nero e svolgono la funzione di colori. Esattamente se facessimo un parallelo nel mondo pittorico e il mondo musicale, alcune note bassissime che sfiorano quasi il silenzio sono considerate a piena ragione note musicali, alla stessa maniera con la quale note molto alte, acutissime, danno forza e possono essere assolutamente a ragione considerate note musicali. Volendo fare un parallelo tra l'arte pittorica e l'arte della musica, esattamente come il silenzio, che scientificamente è il non suono, quindi non c'è nessun tipo di suono, sembrerebbe essere per certi aspetti la negazione del suono, ma sappiamo bene che quanto il silenzio, quanto un attimo di pausa, quanto un attimo di silenzio possa essere fondamentale, indispensabile in uno spartito, in un'area musicale, così come determinati suoni di modalità acutissime che sembrano quasi assomigliare più a dei gridi che non ad una melodia, che non a un suono melodico. Però usati in modo opportuno, in modo sapiente in uno spartito, possono dare vigore, possono dare una melodia unica, irripetibile, in un pezzo musicale. Alla stessa maniera, il nero e il bianco, se utilizzati in modo sapiente, diventano colori sulla tavolozza di un pittore che sia un bravo colorista. Recentemente ho avuto la fortuna di visitare il Museo De Nittis, in una splendida cittadina della Puglia, Barletta. Io, tra l'altro, devo confessare una mia grave pecca, ignoravo, avevo dimenticato che Barletta è la patria di De Nittis, e mi sono trovato a visitare il Museo De Nittis, che è sempre lì aperto ed ha una collezione enorme di Pastelli, del grande artista italiano. Ebbene, tra le cose che mi hanno sbalordito di più c'è sicuramente la sua capacità quasi magica, davvero misteriosa, di utilizzare i bianchi e farli diventare colori, semplicemente perché accostati in modo straordinario ad altre tinte. In particolare mi riferisco al bellissimo ritratto che lui ha realizzato di sua moglie nell'atto di prendere un tè mentre fuori nevica. Oppure, volendo invece parlare del nero, del non colore nero, dell'assenza totale di luce, mi viene in mente Renoir, che in alcuni dipinti, per esempio Festa sulla Senna, in una di queste feste sulla Senna, raffigurate con una maestria veramente superba, lui semplicemente intermezzando, collocando tra tanti spicchi di colore, magari volendo raffigurare le tube dei gentiluomini o i vestiti, gli abiti dei gentiluomini, con queste pennellatine nere, dà un vigore, come dire, un movimento enorme alle altre pennellate, che evocano
vestiti delle signore, le carnagioni pallide delle signore, insomma, trasmettendo un dinamismo a tutta la scena che probabilmente nessun'altra tonalità, per quanto ricca, avrebbe mai potuto evocare.